Siamo davanti alla Casa Serena di Pordenone e qui vive Teresa Del Conte, cugina di Anna Frank. Andiamo a conoscerla. Allora, il 27 gennaio, il giorno della memoria, ricordiamo le vittime dell'Olocausto. Una di queste, Anna Frank, simbolo della Shoah. E abbiamo qui in parte a noi Teresa Del Conte, che è cugina di Anna Frank. Ci vuole raccontare qualche ricordo di sua cugina? Ricordo solo che Margot mi tirava i capelli e Anna era appena nata, l'ho vista una volta sola, poi l'hanno portata a Belsenbergen con il papà Otto e lì sono state fin quando che li hanno insomma arrestati. È stato farle del male uno che mio cugino le ha fatto del bene. Lei l'ha vista una sola volta, Anna Frank? Sì, quando ero piccolina. Del resto dopo l'ho vista per televisione e tutto quanto. E lì avevano una istitutrice che si chiamava Mai Belse. E era buona e si era molto affezionata a mia cugina Anna Frank. Aveva sempre in bocca Anna, perché diceva che era graziosa, simpatica e non nominava mai la Margot e a me questo faceva dispiacere, perché anche Margot era tanto brava e carina. E cosa le raccontava del periodo della prigionia? Si ricorda qualcosa, qualche aneddoto, qualche ricordo del padre di Anna Frank? Il padre Anna Frank è stato salvato da un ufficiale, suo amico, che era il capo di concentramento, Auschwitz. E poi questo ufficiale lo ha salvato, lo ha portato via e lo ha mandato a casa, che lui credeva, questo ufficiale, che stesse ancora in Austria, invece no. È andato a piedi ed è arrivato fino alla porta della sua casa, è caduto per terra e la signora ha aperto la porta, l'ha visto, ha chiesto aiuto e l'hanno portato in casa, l'hanno lavato, pulito e lo ha rifocillato. Su chi ha fatto la spia su dove era nascosta Anna Frank? Il padre non le ha mai detto niente, qualche sospetto? Sospettava di qualcuno in particolare? Non aveva sospetto di nessuno. È stato questo qua a farle del male e pensare che lui le ha fatto del bene a questo. Il nome di questo? Non so il nome, perché non lo hanno neanche detto il nome. Lei è cugina di Anna Frank in che modo? Che la mia nonna era una Teresa Frank. Io porto il nome di Teresa, il nome della nonna Frank. Lei ha tenuto nascosto questa storia per molti anni, per quale motivo? Perché se sapevano che ero cugina di Anna Frank, mi arrestavano pure me. Ma mia zia mi teneva nascosta, no? E siamo state sfollate fino alla fine della guerra a Pasiano di Pordenone. Però dopo... Là mi sono trovata bene, ho mangiato bene, avevo il mio ovetto ogni mattina. Che... E poi sa cosa? Erano venuti i tedeschi, dove abitavo lì quando ero sfollata. E uno era Kappler, il famoso cattivo. E lui mi voleva bene perché ero figlia di un'austriaca. E poi lì c'era un polacco e un austriaco che mi volevano bene. Però dopo la guerra, quando le acque si sono calmate, lei comunque ha tenuto nascosta questa storia, non l'ha raccontata subito. Ma nessuno, perché non si poteva, se non guai.
E dopo, quando è stata la calma e tutto quanto, allora poi ho detto che io sono cugina di Anna Frank. Che effetto le fa vedere il libro di sua cugina e di leggere le sue storie? Me l'hanno, sa cosa, regalato. Ah, è questo, sì. Sì, sì, guarda che bella che è. Mia cugina. Lo ha letto? Io altro che tante volte. Era tanto, tanto bravo e anche bello. Ah, sì. A casa c'ho una bella foto che è seduto in una poltrona, è magnifico. Che tutti quando venivano a trovarmi lo guardavano e lo ammiravano. Oggi ci sono dei ragazzi che seguono l'ideologia nazista, che sono nazisti, sì, che credono ancora nelle differenze di razza, nell'inferiorità. Lei che cosa si sente di dire a questi ragazzi? Io dico che si ritirano da quel partito, che non va bene. Lei ha visto anche gli effetti e il dolore che hanno provocato. Altro che. Sono stati cattivi. L'immagine di Anna Frank è stata ripresa per una diatriba calcistica della Roma contro la Lazio. Che cosa pensa dell'uso dell'immagine di Anna Frank in quel modo? Non è bello. Si sente offesa? No. Però non dovevano farlo. Ci tiene a dire qualcosa lei invece del suo rapporto con Anna Franco, della sua infanzia o comunque anche un suo ricordo sugli anni della guerra? Durante la guerra io non l'ho visto perché lei era nascosta insieme con sua sorella. E lei invece come? Non avevo niente durante la guerra. Finita la guerra, sì. Quando ha saputo che era morta? Sono stata male, perché l'avevano messa su una buca con tutti quanti. E così è finita la storia. Una fine atroce. Lei che ricordi ha della guerra invece, i suoi ricordi della guerra qui a Pordenone? Abbiamo preso tanta paura. E venivano i soldati e li portavano col treno e loro non sapevano dove andavano e li portavano invece a Auschwitz, pensa che roba. E venivano lì e noi li abbiamo rifocillati, li ha dato da mangiare, li abbiamo puliti e tutto quanto, e anche tanto da bere perché avevano tanta sete. Dopo finito il cessato l'arme, tornavano per partire e andavano a Auschwitz e loro non sapevano dove li portavano e venivano da Roma, da Napoli, dappertutto il mondo. Voi sapevate dove li portavano? No, non sapevamo. Finita la guerra hanno distrutto il posto lì di Auschwitz e li hanno portati tutti a casa loro, quelli rimasti però. Che sono rimasti pochi. E Auschwitz è appena un segno della memoria. Lei è mai stata ad Auschwitz? No, non sono mai stata io. Perché mi faceva dolore, tanta pena. Ma c'è anche un altro pordenonese che ha conosciuto Otto Frank, il padre di Anna e Margot. Si tratta di Gino Argentin, collezionista e storico che vive a Cordenons. Il suo incontro con Otto Frank è avvenuto a Basilea dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, come racconta lo stesso Argentin molti anni dopo. Ma io sono stato 10 anni a Basilea in Svizzera e andavo a lavorare, ad aiutare un mio amico che vendeva francobolli, aveva un negozio, si chiamava Kilker. Lui mi ha invitato a casa sua, che mia moglie gli ha fatto anche la pasta al forno. Ha detto vieni Argentin, come ha detto Midmere, ha detto vieni a Bisfeld, ti faccio conoscere un personaggio che anche lui fa francobolli, ma io non so. Dice vai, sai questo è Otto Frank. Mamma mia, quando che mi ha detto questo, andiamo, neanche farlo apposta, devo bere una birra lì prima di andare a casa sua. E lì sul ponte del Reno, che vicino, scusa, era questo Migros, ci fermiamo e ho detto guarda che c'è Otto Frank. Allora Herr Frank, come si? Ha detto Forstelle hier, ha detto
presento, ho detto argentino, ho detto anche un collezionista. Allora lui mi dice piacere, piacere in francese, e ho parlato di Franco Boli, è venuto a vedere anche una mia mostra che l'ho fatto alla Mustermes, che era dove era la fiera di Basilea, che io facevo già mostre là per divertirmi, e ho fatto migliaia di amici. E abbiamo parlato anche una volta di questo, che parlavo assieme a lui, di questo, di sua figlia, però ha detto due parole, dopo si è cambiato subito il volto suo, perché lui ha un grandissimo dolore, che non una cosa, guardi, che a vederlo. Quanto è durata la vostra amicizia? La mia amicizia con lui è durata sempre, però ci siamo visti ancora due volte, perché lui andava sempre in Belgio e in Francia. Avevano sotto parenti o cosa, lui stava poche volte in Svizzera, in Germania ci andava quasi mai. Però lui in Olanda, ecco, lui faceva un viaggio al mese in Olanda.